Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questa lezione magistrale di Peter Greenaway. Non vorrei spendere tante parole su chi è Peter Greenaway perché immagino che tutti voi lo sappiate. Vorrei solo spendere invece qualche parola per fare qualche opportuno ringraziamento e per spiegare perché abbiamo invitato questo artista e in che occasione. Innanzitutto vorrei ricordare che fra due giorni, 26 di novembre esattamente, ricorre il 180° dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Quindi siamo vicini a questo importante compleanno ed è anche questa data un'occasione per fermarci a guardare dove siamo e dove stiamo andando. In questo senso apriamo l'anno accademico con questa importante presenza. Questa è una lezione dedicata in primis agli studenti della nostra Accademia di Belle Arti. Ringrazio per la collaborazione i docenti, che so che coloro che hanno già cominciato le lezioni hanno già cominciato a lavorare sul lavoro di Greenaway. Ringrazio l'ufficio cultura, ringrazio chi ha collaborato con noi, la direzione didattica Maria Rita Bentini, Grazia Marini, che senza il cui contributo tutto ciò non sarebbe potuto accadere, ed è anche, diciamo, l'occasione per chiudere una manifestazione invece che si è aperta il 10 di ottobre, che è stata Ravenna Mosaico, il primo festival di mosaico contemporaneo nella nostra città. Non vorrei aggiungere altro perché non voglio togliere tempo a Greenaway, che mi ha detto che normalmente ha bisogno di 3 ore per raccontare tutto quello che ha da raccontarci, però ha detto che è abbastanza democratico su questo, che quando vede che l'occhio comincia a appesantirsi, che la stanchezza avanza, si ferma, quindi insomma contiamo su questa sua capacità di cogliere l'attenzione del pubblico. Io vi ringrazio e ricordo in particolare gli studenti che alla fine della presentazione ci sarà anche l'occasione di fare domande e osservazioni, quindi io poi verrò giù tra il pubblico e mi trasformerò nella valletta che girerà per raccogliere le vostre. Ovviamente è aperto a tutto il pubblico, non solo i nostri studenti, però mi piacerebbe che loro in particolare fossero i protagonisti di questa lezione che è a loro dedicata. Grazie a Peter che è qui con me. Well, good evening. Am I allowed to say buonasera, or is it too late, or is it too early? I never know. Si chiede se può dire buonasera o se è il momento, se bisogna dire buon pomeriggio, è troppo tardi, troppo presto, è sempre una, così, un interrogativo per un non italiano. And I have a feeling as you travel down south in Italy, the different times to announce buongiorno to buonasera change. Sì, ha sempre la sensazione quando viaggia dal nord al sud dell'Italia che il tempo un po' cambi, il momento per dire buongiorno e buonasera non è sempre lo stesso. Okay, self-evidently I'm going to have to talk to you in English. Appare evidente che vi parlerà in inglese. And you know, you have a famous guru in this country, a man called Umberto Eco. Voi avete un grande guru in questo paese, un signore che si chiama Umberto Eco. And he said that all translators are liars. Che dice, mentendo anche lui, che tutti i traduttori sono bugiardi. And he said that because in a curious way, and I think you will agree with me, that translation really is impossible. E lo dice perché, e sarete tutti d'accordo con lui, la traduzione è effettivamente impossibile. So Umberto Eco would argue the best that we can hope for is some sort of negotiation. E quindi Umberto Eco sarebbe il primo a dire che il meglio che possiamo sperare e augurarci è una forma di negoziato. So I'm sure that the most exhausted person at the end of this session will be the translator. E quindi sicuramente la persona più stanca alla fine di questa lezione sarò io, la traduttrice. Okay, what I've done, as you can see on this title card here, is to put a very vague title, which simply says new possibilities. Allora, come vedete, la mia scelta è stata quella di un titolo molto vago, che è nuove possibilità, new possibilities.
And what I'd like to do, maybe in the next hour and a half, 2 hours, depends very largely how bored you get and how quickly, is really to talk about certainly where I feel that cinema might be going, and as relationship to that idea, where I would stand according to that premise. E quindi quello che farò nella prossima ora e mezza o due, dipende da quanto vi annoiate, quanto rapidamente lo fate, e dirvi, cercare di vedere insieme a voi dove va il cinema, qual è la direzione che prende il cinema e dove mi pongo io relativamente a questo percorso. But I do think I am obliged to entertain you, so what I will do is talk a bit, show you a film clip, talk a bit, film, talk until you get bored. Però dato che mi sento questa così di dovervi anche un po' divertire e intrattenere, cercherò di non essere noioso, quindi di parlare un po', poi mostrarvi un pezzo di film, parlare un po', mostrarvi un pezzo di film e così via, finché alla fine non vi annoierete. What I think is always very useful for me to be able to understand the pitch of what I'm talking about is really to know something about you. Una cosa molto utile per me per, come dire, riuscire a concentrarmi bene, a capire bene quello che devo dirvi anch'io, è sapere qualcosa in più su di voi. You know, and I'm sure you'd agree with me, there are only two important things to talk about. E sono certo che sarete d'accordo con me nel dire che ci sono solo due cose veramente importanti di cui parlare. One of those things is sex and the other is death. Una è il sesso e l'altra è la morte. These are the only two things which in a curious way are non-negotiable. Sono le uniche due cose che stranamente non sono negoziabili. I don't know anything about anybody in this audience. I think that I could say that perfectly true, apart from two things. Non so assolutamente nulla di nessuno di voi che siete qui oggi in questa in questo teatro, a parte due cose. The first thing is I do know that for every single one of you, two people fucked to make you. Una cosa so è che per fare ciascuno di voi, due persone hanno scopato. And the other thing I know, and I'm very sorry about this, but you will all surely die. E un'altra cosa che so, e mi dispiace doverlo dire, è che sicuramente tutti morirete. And in a sense, everything else is entirely ephemerable and very negotiable. E tutto il resto è assolutamente effimero e completamente negoziabile. The French novelist Balzac reckoned there was a third subject to talk about, and that was money. Balzac, il romanziere francese, diceva che c'era un terzo argomento di cui era interessante parlare, il denaro. But I don't think that can be true, because we haven't really, in historical perspective, had money for very long, and an awful lot of fools and stupid people have money. Ma non sono completamente d'accordo, perché in realtà il denaro non ce l'abbiamo da tantissimo tempo in una prospettiva storica, ed è anche poi vero che di solito la gente che il denaro ce l'ha è assolutamente stupida. And I also think that money can easily be subsumed into sex and death, if only to pay for one and avoid the other. E il denaro si trasforma, si può sempre trasformare in sesso o in morte, o comunque per essere utilizzato per comprare l'uno, il sesso, ed evitare la seconda, la morte. But these subject matters of sex and death are so big, are so large, they can be talked about in so many hundreds of different ways that they virtually are inexhaustible. E questi due temi, il sesso e la morte, sono così interessanti, così immensi, e se ne può parlare in tante centinaia di modi, che sono inesauribili. So going back to my first question, since I know you were all conceived and you will all die and I know nothing else, what is always curious to me is to generally understand what we could call the tremor of the audience. E dato che, appunto, come detto, so che siete stati tutti concepiti e che tutti dovete morire, quello che mi interessa adesso sapere è un po' la trama di questo, di questa audience, di questo pubblico che ho davanti. Because the next question I'm going to ask really is relative, I think, to everything I'd like to talk to you about this afternoon, this evening. E la prossima domanda che vi farò è proprio relativa alle cose di cui vorrei parlarvi in questo mio discorso di oggi pomeriggio. Because what I'm really interested in, and I hope you're interested too, is the whole business of what we could describe as visual literacy.
Perché la cosa che mi interessa davvero, di cui vorrei parlare con voi, è quello che potremmo descrivere come alfabetizzazione, alfabetismo visivo. By visual literacy I mean the ability to not only make, but also understand images. E per questa cosa intendo non soltanto la capacità di realizzare, di fare delle immagini, ma anche di capirle. I understand, vis-à-vis that question, that the likelihood is that you've all received a training in the business of making and looking at images. Is that correct? Mi sembra di capire che tutti voi avete studiato in qualche modo questo argomento, cioè siete, avete imparato a fare, a leggere, a realizzare delle immagini, giusto? Just to check that out, can I ask you a question? Can all of you who think they've had a visual education, that means going to art school or architectural college or have some sort of developed design education, can all those people who've done one of those three things, please put your hands up? E per fare questo voglio appunto vedere, chiedo di alzare la mano a quelli tra di voi che hanno ricevuto un'istruzione in educazione, in architettura, hanno fatto un'accademia d'arte o studi di questo genere. Potete alzare la mano, per favore? Pretty good, pretty good. Beh, bene. When I normally ask that question to audiences all over the world, I always presume, since they've come to listen to me, that they have some interest in notions of the cinema arts, but it's always a case that probably only about 8%, only about 8% of audiences who think they are somehow experienced in cinema actually put their hands up. Quando appunto giro, vado in giro per fare le mie conferenze, di solito do per scontato che le persone che vengono a sentirmi abbiano un interesse nel cinema, nelle arti visive. In realtà soltanto una percentuale molto bassa delle persone che hanno fatto questo tipo di studi alzano la mano quando faccio questa domanda. So I can presume, can I, that all those people who did not put their hands up can be described as visually illiterate. E quindi presumo che tutti gli altri, quelli che la mano non l'hanno alzata, si considerino analfabeti da un punto di vista visivo. Let me quote Umberto Eco again. Vi citerò di nuovo Umberto Eco. He said that we have experienced civilization all over the world, but I think predominantly he's thinking of the Western world, for about 8,000 years. Dice che l'esperienza della civiltà nel mondo, ma è ovvio che pensa soprattutto al mondo occidentale, è un'esperienza che è di circa 8,000 anni. And the people who've organized that civilization for 8,000 years have been people who can control text. We basically have a text communicable civilization. E coloro che hanno organizzato e che gestiscono questa civiltà da 8,000 anni a questa parte l'hanno fatto soprattutto controllando il testo. Quindi abbiamo una civiltà che è organizzata a partire dal controllo del testo. And I've chosen, I suppose, the idea of civilization being 8,000 years old because that basically represents the notion of written history. E ha probabilmente scelto questi 8,000 anni la civiltà come di 8,000 anni perché si tratta della storia scritta, dal momento in cui è scritta la storia. So in all that time the people who could write and read were the gatekeepers of civilization. In tutto questo tempo coloro che sapevano scrivere e leggere tenevano le chiavi dei cancelli della civiltà. They invented and wrote all our holy books, jurisprudence and all our laws, of writings and ethics. Sono le persone che hanno inventato e scritto i libri sacri, leggi, la giurisprudenza e che hanno sviluppato anche poi tutti quei testi e quelle nozioni che contengono l'etica e la morale. But Umberto Eco reckons that finally, after 8,000 years, their day has finished. Ma Umberto Eco dice anche che forse finalmente dopo 8,000 anni la loro epoca è tramontata.
There is a belief that the digital revolution began in September 1983. Si ritiene che la rivoluzione digitale sia iniziata nel settembre del 1983. I can be even more specific. The 31st of September 1983. E ancora con maggior precisione il 31 di settembre del 1983. And since then we've had a very powerful visual revolution which suggests that the text masters, the people who govern both spoken and written text, now have to move aside and create a space for the image masters, and I could also say now image mistresses, to come forward and reconsider the bounds and parameters of our ideas of civilization. E questa rivoluzione visiva ha fatto sì che questi padroni del testo abbiano dovuto spostarsi, farsi più in là e fare spazio ai padroni e alle padrone, mi sembra di poter dire, delle immagini, perché venisse riconsiderato lo spazio e il potere. But that is a bit worrying, because although you're a special audience, and certainly about a quarter of you, 25%, put up your hands when I asked you if you thought you were visually illiterate. For most of the population, for most of the world, let me be a little more careful, for most of the Western world, could be described as visually illiterate. So what price the new visual digital revolution if you're not going to partake in it? E questo è abbastanza preoccupante, perché se il 25% delle persone che sono qui non hanno alzato la mano e quindi si considerano illetterate, analfabete da un punto di vista visivo, questo vuol dire che se la rivoluzione digitale è quella che ha portato al potere le immagini, nel mondo occidentale, quindi nel mondo in generale, ma soprattutto nel mondo occidentale, ci sono moltissime persone di questa rivoluzione non riescono a fare parte. How are you going to partake? How are you going to understand? How are you going to comprehend the brand new, brave new world of visual language if you are, let me repeat, if you are visually illiterate? E come farete a comprendere, come farete a partecipare, a entrare, a saltare su questo nuovo cavallo e a seguire questo nuovo coraggioso mondo della rivoluzione visiva, se siete analfabeti da un punto di vista visivo? Of course, I am being who really feels that they in fact said the million Americans, but only about 300,000 of them at 1,000 persone. By read, of course, he's meaning really read. Of ideas, not simply of language, which allows you to read this morning's news with words. Ovviamente intendeva leggere con un'accezione particolare, la percezione delle idee che viene dalla lettura, non soltanto la lettura, per esempio, di un giornale la mattina, ma la capacità di interagire con le idee che vengono comunicate. University educated English man or woman has a vocabulary of 50,000 words. Si dice che un inglese o una inglese che abbia fatto l'università abbia un vocabolario di 50,000 parole. Shakespeare is supposed to have had a vocabulary of 80,000 words. Shakespeare aveva un vocabolario di 80,000 parole. It's much easier to work out because we have 36 plays and we can simply count with a computer all the different words that he used in his period of 21 years of writing. È molto facile calcolare il vocabolario di Shakespeare perché ha scritto 36 lavori e con un computer è molto facile contare esattamente tutte le parole che ha usato nei 21 anni della sua carriera di autore. I suppose in this particular city I could say it's quite easy to find how many words that Dante Alighieri would have used way back in 1300 by simply putting the Divine Comedy into a computer and counting. E direi che probabilmente mettendo in un computer la Divina Commedia e contando tutte le parole che ha usato quando l'ha scritta. I don't want to be particularly patriotic or jingoistic, but although the average university educated English man or woman has a vocabulary of 50,000, I'm sorry, you Italians only have an average vocabulary of 35,000.
Non voglio fare il nazionalista, però se è un fatto che gli inglesi hanno media, hanno un vocabolario di 50.000 parole, gli italiani ne hanno uno di 35.000. That does surprise me a bit, because as you know, English has stolen a huge amount of Italian words. Il che è abbastanza sorprendente, perché come forse saprete, l'inglese ha rubato moltissime parole dall'italiano. Maybe I am, perhaps, you know, speaking in too small a focus, because maybe I should not be saying English, I should be saying American. E forse mi sto concentrando troppo, sono un po' troppo preciso, perché non dovrei proprio dire inglese, ma dovrei dire americano. The reason I'm giving you all this prologue is really to suggest that, look, we have a very, very sophisticated communication possible across all the language barriers because we are all super educated in communicating through text. Il motivo per cui vi faccio questo lungo prologo è per sottolineare una cosa che tengo a farvi ben capire, per dire che abbiamo reso possibile la nostra comunicazione anche attraverso lingue diverse perché riusciamo tutti molto bene a comprendere e utilizzare lo strumento dei testi. We ought to be good at it because we practice it every day. When we're small children, we learn the alphabet, maybe reluctantly. When we're adolescents, we pile up the vocabularies and we practice and practice. And when we're adults, we never finish polishing and polishing and polishing our ability to communicate with text. Ed è evidente che è così, cioè gestiamo e sappiamo molto bene gestire, usare le parole e i testi perché lo facciamo da tutta la vita, da bambini impariamo l'alfabeto, magari così un po' riluttanti, poi da adolescenti impariamo nuove parole, da adulti continuiamo a lavorarci sopra e quindi abbiamo delle abilità che sono sempre migliori nella gestione e nella comprensione dei testi. But how much of the same amount of energy, the same amount of hard work, the same amount of intelligence is brought to bear to consider the language, grammar, syntax and communication of the image? Ma quanto lavoro invece, che quantità di impegno dedichiamo a capire il linguaggio, la grammatica e la sintassi invece delle immagini? Unless you're very, very lucky and fortunate, and I choose those words carefully, lucky or fortunate, most of us in our education system get the idea of explanation of the visual image disappears from our education when we're about 11 or 12 or 13. A meno di casi straordinariamente fortunati, e lo sottolineo, in realtà veniamo allontanati, perdiamo completamente l'occasione di riflettere, di studiare le immagini, più o meno quando abbiamo 11 o 12 anni. There's a general feeling that by the time you're 13 or 14 you ought to be starting to get serious about the prospects of sooner or later, and probably sooner rather than later, you've got to start thinking about getting a mortgage and paying the grocery bill. Si ritiene in generale che sui 13-14 anni sia il momento di fare le cose sul serio, di diventare seri, prima o poi, è sempre meglio prima che poi, pensare a un mutuo e alla lista della spesa. And the general feeling is that if you're going to spend a life, a career in making visual images, by and large, this is, I suppose, regarded as sort of common sense in the world, certainly the Western world, that the business of making images is probably not going to help you create a mortgage and pay the grocery bill. E diciamo che l'idea così generale nel mondo, ripeto, nel mondo occidentale, è che dedicarsi alla creazione e alla produzione di immagini visive non è un'attività che possa aiutare né a accendere un mutuo né a pagare la lista della spesa. You can see the drift of what I'm trying to say. I obviously feel, very, very importantly, that the communication of the image is very, very serious and ought to be part and parcel of our education system. And I have chosen, I suppose, two parallel careers. I was originally trained as a painter, which tends to explain, I suppose, my general perspective on things. And secondly, surely, we should have thought that cinema would be the ideal language of visual communication.
come vedete, avete forse capito dove voglio arrivare e dove voglio andare. La comunicazione per immagini è importantissima e dovrebbe davvero far parte della nostra educazione sempre. Io sono stato, ho iniziato, ho studiato come pittore e poi mi sono dedicato al cinema, che è davvero uno strumento indispensabile ed essenziale per capire le immagini. When I was a little boy in England, in London, my parents always referred to the cinema as simply the pictures. Quando ero un bambino, un ragazzino a Londra, i miei genitori si riferivano al cinema con the picture, le immagini in inglese. But I don't think we have an image-based cinema. We have a text-based cinema, which in a sense is no more than an adjunct to the bookshop. Io però penso che il cinema che abbiamo non è un cinema che sia davvero basato sulle immagini, è un cinema che è molto basato sui testi e in questo senso è come se fosse una specie di prolungamento di una libreria. Every film you've ever seen started life as a text. Quasi qualunque, direi che qualunque film che voi abbiate mai visto ha iniziato così la sua vita come testo. I cannot go to a film studio or a producer with four paintings, three lithographs, and a book of drawings, and say, "Give me the money." È impossibile andare in uno studio cinematografico da un produttore con un paio di litografie e dei dipinti e chiedere dei soldi per finanziare un film. The chances are that that film studio or producer will know anything about what I have created in visual terms to give them the confidence to give me the money to make a film. Perché il punto è che questo studio, il produttore, non avrà con ogni probabilità gli strumenti per capire quelle immagini che gli mostro e per sentirsi abbastanza sicuro da decidere di darmi del denaro.